Poracci, la serie di Tony Hawk verrà ricordata per aver avuto alcuni dei personaggi sbloccabili più folli e geniali di sempre. Aura Boy non solo ha annunciato il suo ritiro dalle scene per 2 settimane, ma comunque non avrebbe vinto perché mancava il genitivo sassone. Il vero vincitore è quindi Salvatore, mentre con le risposte sbagliate, non lo so Poracci, ho riso dall'inizio alla fine. Mi avete fatto spaccare in due. Cito Shrek Barb Radio giusto perché è stato il primo a lanciare la wave che ha omaggiato il capolavoro per Dream. Ma comunque, bravi tutti. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi ad aver chiuso in negativo l'anno fiscale 2023. E siamo solo a metà. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, zeppa di numeri, statistiche e tante altre cose noiose, ma anche rumor e leak e tutte quelle news che rendono felici noi nerdacci. Quindi non perdiamo tempo, mettetevi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle Poro TV e seguitemi su tutti gli altri socials, i link li trovate in descrizione. E ricordatevi che domani a partire dalle 17:30 saremo in live sul sito Viola per seguire insieme l'Indie World di Nintendo, non mancate! Ieri ci eravamo lasciati con la promessa da parte di Nintendo di un nuovo fiammeggiante trailer dedicato a Scarlatto e Violetto e così è stato. Alle 15 è stato pubblicato un nuovo filmato che è una sorta di riassuntone di tutto quello mostrato fino ad ora sul gioco, tra meccaniche di gameplay e mostriciattoli, messo insieme da una canzone originale composta e interpretata da Ed Sheeran, che già avevamo visto in un videoclip ufficiale. Beh, che dire, bene per i fan di Ed Sheeran, credo, e forse anche per quelli Pokémon, ma a parte il teasing di 2 nuovi mostriciattoli non ancora annunciati, non c'è nulla di veramente nuovo in questo montaggio. Una situazione che un po' stride con la realtà, visto che i furbetti stanno già giocando e streamando Scarlatto e Violetto da qualche giorno. Mi raccomando, attenti agli spoiler. Ma vi ricordate il Giga Leak di GTA 6? Beh, certo che ve lo ricordate, è stato tipo l'evento più importante degli ultimi 5 anni. Impossibile dimenticarsene. Beh, ora che le acque si sono calmate, abbiamo la reale portata dei danni dell'attacco hacker, che fortunatamente non sembrano andare oltre la delusione di aver visto un reveal così importante avvenire in questo modo. È stata Rockstar a comunicare durante un incontro con gli investitori che i leak non hanno compromesso lo sviluppo del titolo, anche perché non sono stati trafugati asset specifici, anche se le dichiarazioni iniziali parlavano del furto del codice sorgente del titolo e anche dei precedenti GTA. Quindi, ora che la tempesta si è calmata, possiamo tornare ad aspettare altri 15-20 anni prima che GTA 6 venga svelato ufficialmente al pubblico. Ah, e torniamo a parlare del remake delle Sabbie del Tempo. Dopo il disastroso reveal e i continui rinvii del titolo, il gioco ha cambiato sviluppatore, con Ubisoft che ha deciso di affidare il progetto allo studio di Ubisoft Montreal, facendo tornare a casa il progetto, significandone però il riavvio della produzione. Ma quindi che fine ha fatto questo atteso remake? Ancora non si sa, anche se Ubisoft ha recentemente cercato di calmare gli animi confermando che il progetto è ancora vivo, non è stato cancellato, ma si trova ancora nelle fasi preliminari di preproduzione. Per ora insomma non c'è nessuna data di uscita all'orizzonte, anzi tutti i pre-order sono stati cancellati dove possibile. Poracci, Nintendo ha pubblicato i risultati finanziari relativi alla prima metà dell'anno fiscale 2023, che va dal 1 aprile 2022 fino allo scorso 30 settembre. Ci sono tante importanti conferme in questi dati, ma anche numerose informazioni accessorie di cui discuteremo in una puntata di domani, perché altrimenti l'episodio di oggi verrebbe lunghissimo. Però intanto partiamo dai dati più importanti, ovvero quelli di vendita. Come abbiamo già visto le scorse puntate, le vendite di Switch sono in calo e questo trend è stato confermato dai risultati provenienti da Nintendo stessa. In questi 6 mesi sono state vendute 6,68 milioni di unità Switch, con la OLED molto più richiesta rispetto agli altri 2 modelli. Si tratta di una cifra che, se comparata allo stesso periodo dell'anno
dell'anno scorso segna una decrescita del 19,2% per quanto riguarda la vendita delle console. Switch ha però raggiunto quota 114 milioni di unità totali e siamo ormai a un passo dal superare il successo del Game Boy, ma il DS sembra veramente irraggiungibile, soprattutto se prendiamo in considerazione che Nintendo ha aggiustato verso il basso le previsioni di vendita hardware per la seconda metà dell'anno, abbassando così di 2 milioni il totale complessivo di console vendute che dovrebbero toccare i 19 milioni a fine marzo 2023. Una previsione al ribasso curiosa, visto che Nintendo ci dà anche un miglioramento per quanto riguarda la disponibilità di semiconduttori e quindi una ripresa del ciclo produttivo a pieno regime. Le difficoltà di produzione sembrano un po' una scusa pensata per mascherare un calo della richiesta di Switch a fronte di una disponibilità mai veramente limitata dallo scenario pandemico. Sarà interessante comunque vedere come Nintendo deciderà di affrontare questo calo fisiologico. Tenterà di estendere il ciclo vitale di Switch con una revisione, oppure non commetterà gli errori del passato e penserà a introdurre una nuova generazione di console senza attendere il definitivo declino del suo hardware di successo. In ogni caso, i profitti netti dell'azienda sono in aumento, e questo grazie alle ottime performance dei software. Ennesima conferma che Switch ormai l'hanno venduta praticamente a tutti quanti quelli a cui si poteva vendere. Quindi negli ultimi mesi abbiamo avuto ben 15 titoli che hanno collezionato più di 1 milione di copie vendute con veri e propri successi stratosferici come quello di Splatoon 3, il miglior lancio di sempre su Switch, già a quota 7,90 milioni di unità. Visto che i dati raccolti si fermano al 30 settembre, questo significa che Splatoon ha venduto quasi 8 milioni di copie in soli 21 giorni, un record senza precedenti. Ma anche il mediocre Switch Sports non scherza, con oltre 6 milioni di copie vendute, e abbiamo anche Kirby alla Terra Perduta che aggiunge altri 3,61 milioni per arrivare a un totale di oltre 5,27 milioni di unità, diventando così il titolo più venduto in assoluto della serie. Ci sono poi titoli evergreen come Mario Kart 8 Deluxe che continuano a vendere milioni su milioni, e il Racing Game, originariamente apparso su Wii U, si conferma come il titolo più di successo sulla console ibrida con oltre 48 milioni di copie vendute, staccando di netto anche Animal Crossing, fermo a soli 40 milioni. Un ultimo dato fondamentale da analizzare è l'incidenza del digitale sul fisico. Per la prima volta abbiamo uno scenario dove le vendite digitali rappresentano il 51% delle vendite totali, un passaggio epocale, sicuramente accelerato dalla pandemia, ma che segna un tassello importantissimo nell'evoluzione del mercato che nei prossimi anni tenderà sempre di più ad abbandonare i supporti fisici. Per noi collezionisti si tratta di un vero incubo, ma è innegabile che consumatori e mercato si stiano muovendo in questa direzione. In ogni caso, siamo lontani da un crollo netto dell'ecosistema Switch da qui ai prossimi anni, e dobbiamo pensare che nei prossimi mesi con Pokémon ci sarà un ulteriore boost di vendite da non sottovalutare, senza tenere conto poi dell'uscita di Breath of the Wild 2 e chi più ne ha ne metta. Ma siamo arrivati chiaramente in una fase cruciale della vita di Switch, ed è qui che Nintendo dovrà decidere se agire in fretta o cercare di massimizzare quanto più possibile il successo di Switch. Secondo voi, poracci, quale sarà la strategia di Nintendo per il 2023 e oltre? Va bene, alleggeriamo un po' il video tornando a parlare di Final Fantasy XVI, perché abbiamo la conferma indiretta che l'esclusività del titolo su PlayStation 5 sarà solo temporale. Infatti non abbiamo ancora una data di uscita precisa per il nuovo episodio della saga, previsto per ora per una generica estate 2023, ma l'ultimo trailer pubblicato da Sony sulla lineup PS5 contiene un'importante informazione. Sotto al footage di Final Fantasy XVI c'è infatti un disclaimer che recita: uscita prevista per l'estate 2023, esclusiva PlayStation 5 per 6 mesi. È quindi molto probabile che dopo 6 mesi dal suo lancio il titolo arriverà anche su PC, esattamente come accaduto ad esempio in tempi recenti con il remake di Final Fantasy VII. L'esclusività doveva durare un anno, ma la versione PC è uscita a dicembre 2021, ovvero 6 mesi dopo la pubblicazione dell'espansione Intergrade su PlayStation 5. Quindi possiamo aspettarci l'approdo del nuovo Final Fantasy su PC verso l'inizio del 2024, per chi avrà il coraggio di aspettare.
sempre che nel mezzo non ci siano stravolgimenti riguardanti espansioni e DLC vari. Ma chiudiamo col botto, perché è stato appena annunciato un nuovo progetto dedicato a Monster Hunter, ma questa volta si tratterà di un capitolo mobile. In un comunicato ufficiale, Capcom ha annunciato di aver unito le forze con Timi, studio di proprietà di Tencent, per trasportare una delle sue più grandi serie di successo nel mondo del mobile gaming. Non sappiamo ancora nulla del progetto, se non che il gioco si pone l'obiettivo di ricreare la stessa esperienza vista nei classici Monster Hunter, adattata però questa volta per un tipo di gaming completamente differente. Vi ricordo che lo studio Timi è autore di alcuni dei più grandi successi mobile di sempre, tra cui COD Mobile e anche Pokémon Unite, e una partnership del genere ha perfettamente senso. Io me ne dimentico sempre, ma Monster Hunter è la seconda serie più importante di Capcom, che in quanto a vendite totali, con oltre 88 milioni di copie vendute, è seconda solo a un mostro sacro come Resident Evil. Ma se andiamo a vedere i tre giochi più venduti di sempre dell'azienda, abbiamo al primo posto Monster Hunter World con 18 milioni e 500 mila copie vendute, seguito da Resident Evil 7 con 11 milioni, e al terzo posto di pochissimo c'è Monster Hunter Rise. Sono numeri impressionanti ed era solo questione di tempo prima che Capcom provasse una mossa del genere, considerando anche che parte del DNA di Monster Hunter risiede proprio nelle console portatili. Storicamente infatti la serie è legata sia a PSP che alle console Nintendo. E non vi nascondo che c'è molta curiosità dietro a un progetto del genere. Magari un Monster Hunter Lite più accessibile e meno complesso potrebbe essere la scusa perfetta per avvicinarmi per la prima volta alla serie. E voi cosa ne pensate di questa collaborazione? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video, ma soprattutto con una nuova live. Vi ricordo, ci vedremo dal vivo sul sito Viola a partire dalle 17:30, non mancate. Nel frattempo però fate i bravi, riposatevi, dormendo sonni tranquilli, perché domani vi voglio belli pimpanti, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Financial, Michele Crisis, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa. Ma nel frattempo mi raccomando, riposatevi, fate i bravi, dormendo sonni tranquilli, anzi no.